stato. È tutto, a voi di nuovo la linea. Partenza a rilento per i saldi estivi a Roma, va meglio nelle province. Federmoda punta il dito contro i presaldi e il commercio online, dove servono delle regole chiare. Il servizio di Maria Teresa Laudando. Partenza in salita per i saldi estivi a Roma nei primi 4 giorni. Causa il ponte di San Pietro e Paolo, i negozi della capitale non hanno subito l'assalto tanto atteso dagli esercenti. È andata meglio in provincia e negli outlet distribuiti nella regione, dove gli acquirenti hanno cercato di fare affari con gli acquisti dei capi firmati delle grandi icone del lusso. Beh, il ponte ha influito sicuramente, però devo dire che alla lunga incominciamo a vedere dei risultati diversi, quindi l'attenzione verso prodotti di qualità e soprattutto negozi di qualità. Le polemiche, come sempre, si sono scatenate intorno al tema del rispetto delle regole, perché chi parte prima rovina il mercato. I presaldi in qualche modo influiscono sulle aspettative del pubblico? Sicuramente sì, io continuo a dire che è una concorrenza sleale da parte dei miei e nostri colleghi, però dico anche che sono gli stessi che poi si lamentano che i saldi non vanno bene, quindi forse tutto sommato una volta tanto incominciamo a non farli più questi presaldi. La concorrenza ormai arriva anche dalla rete, i saldi si fanno anche su internet. Dobbiamo sicuramente cavalcarlo, ma soprattutto governarlo in maniera appropriata, perché può essere sicuramente anche un modo per uscire dalla crisi per le nostre attività commerciali. Però le regole devono essere le stesse per un negozio fisico e un negozio virtuale. Questo è il vero punto. Quindi le regole innanzitutto ci devono essere, vanno rispettate, però va fatto in modo tale che appunto non ci sia questa doppia differenza, cioè quindi una velocità da una parte e una velocità dall'altra.